A tutti voi amici di Maco TV. Eh, per anticiparvi quello che eh, starete per eh, vedere a breve, eh, un episodio, eh, la storia di un episodio raccontata proprio da eh, colui che purtroppo ha dovuto subirne. Si chiama Fabio Messina ed è una di quelle vittime che purtroppo è incappato in questa antipatica macchina burocratica governativa, non di certo gentile con nessuno anzi detto questo ma al di là di ogni eventuale polemica eh, Fabio Messina si è, si è prestato per raccontare la sua storia eh, mettendola in pubblico dominio per pubblico uso per coloro i quali possono avere eh, storie simili analoghe quindi lui è stato bravo si è mosso bene e ha avuto successo è uscito a testa alta forse uno dei primi casi nazionali dove lui è riuscito grazie all'intervento di due avvocati e un magistrato di annullare il provvedimento di DCPM che proprio schiaccia la dignità e la libertà di ogni uomo. Ma non vi voglio anticipare nulla, è stata una piacevole conversazione con questo, ripeto, è un rappresentante palermitano che si chiama Fabio Messina e che ci ha raccontato passo passo di tutto ciò che gli è accaduto qualche giorno fa. Penso il 10 gennaio, se non ricordo la data precisa, comunque qualche giorno fa, e ci ha dato questo quest onore di poterlo eh, riprendere, e raccontare e farvene, farvene conoscenza. Io vi ringrazio per quanto potrete ascoltarlo, ma credetemi, è, è veramente interessante. Poi, è un uomo, vi accorgerete, che parla con il cuore, quindi senza nessun ritorno. Economico o, o quant'altro, insomma, veramente un, un, è fine agli altri, quindi non c'è nessun interesse personale come noi del resto. Io vi ringrazio per, per averci seguito e per continuare a farlo. Ma ascoltate questa, questa storia che ha, ha veramente dell'incredibile. A bene. Fabio, porca miseria, che, ah no, pensavo fosse caduta la linea, niente con, veramente con grande piacere. Poi adesso ti vedo. Personalmente ancora meglio, e eh, sono lieto, contentissimo di ospitarti qui su MACO TV, che è una web TV a sfondo culturale, ma soprattutto siamo persone curiosi e vogliamo conoscere bene quell'episodio che sarai pure stancato a, a raccontare. Perché immagino quanti giornalisti o quante persone che sono incuriosite da. Una, una, un episodio unico in Italia, eh? però ce lo dobbiamo aspettare prima o poi. Beh, non ti voglio intrattenere, Fabio Messina, siciliano, eh, imprenditore perché è un rappresentante. E adesso ci devi rendere edotti <ride> su tutto, magari brevemente, come vuoi, su tutto quello che ti è accaduto, caro. A te la parola. Intanto, grazie per il tempo che mi dedicate. Eh, buongiorno o oh, buonasera a chi mi vedrà. Eh, di fatto, come molti sapranno, io ero in giro per, per lavoro e eh, mi sono trovato poi a rientrare verso casa, quindi in Sicilia, eh, in auto. Arrivato a Villa San Giovanni, credo fosse il giorno 11, quindi il giorno dopo l'entrata in sì. vigore dell'ultimo DL che era stato appena, eh, appena mandato emanato. Emanato? Sì. Eh, non mi hanno consentito di, di prendere il, il traghetto. Di fatto, il Green Pass è propedeutico all'acquisto del biglietto, quindi, fondamentalmente c'è anche questa, questa cosa: concatenazione, comunque. giusto? Si è strano, sinceramente. Comunque, mm. e di fatto dalla biglietteria mi invitavano ad andare a rivolgermi alle forze forse all'ordine: che erano sul piazzale, che erano addette proprio a fare questi controlli. Eh, per i, i viaggiatori sui Green Pass. Mi sono rivolto a loro e devo dire che con eh, loro stupore, intanto, ma comunque eh, con comprensione perché compre hanno capito che io, di fatto, in quel momento mi trovo bloccato eh. in un posto diverso da quello in cui volevo arrivare. E eh, devo dire che mi hanno detto: Guardi, un attimo, solo mi si sono messi a disposizione. Sono stati molto gentili. Su questo, diciamo, nulla da, da dire. Meno male, <ride> eh, ehm, dopodiché. Mi hanno detto che avrebbero dovuto contattare un loro, eh, un loro superiore o comunque Chiaro. si sarebbero dovuti informare perché si trovano un attimo sprovvisti su quello che dovevano fare. Chiaro. È arrivato questo loro superiore, molto gentile, mi ha, ah. mi ha ribadito tutto quello che mi dicevano i, i suoi i colleghi. E a un certo punto dicevo sì, ok va bene però di fatto tu normalmente hai o comunque lei perché do del lei hai la facoltà se ti dovesse succedere di trovare qualcuno che magari è senza cintura di scegliere di lasciarlo andare però lo fai ripartire con la cintura di sicurezza messa eh, quindi tu oggi potresti anche disapplicare questa, questa norma perché non è giusta no non è che non è giusta mi rispondeva eh, di fatto Contrasta. Eh, sì. mm. Non posso fare altrimenti, ho detto quindi, eh, eh, dato che tu mi dici che è un ordine, lo, lo devi eseguire e basta. Eh. Eh, sì, assolutamente sì, ho detto quindi, se ti dicono ora per esagerare, spara a quella persona così senza nessun motivo, tu lo fai no, perché è palesemente sbagliato? Ho detto: secondo te non è palesemente sbagliato che io non posso tornare a casa. Dopo che c'è fra l'altro una tabella da, che è stata stilata dal Consiglio dei Ministri dove c'è scritto che fra regione a regione, con mezzo privato si può andare. Ora, tu vedi i traghetti, ma è come se ci fosse un ponte, perché eh, la continuità certo, territoriale certo. non è solo in Italia, tante volte si, si nomina solamente l'Italia, ma in realtà in Europa certo. si può andare da nord a sud, da est a da ovest. Da un punto all'altro, eh, certo. E tra l'altro è lo Stato che eh, si deve attivare affinché le sì. zone difficilmente raggiungibili abbiano un mezzo che invece faciliti il raggiungimento o comunque lo spostamento da e per questi luoghi con, difficili da raggiungere. Quindi non me lo posso fare io il ponte, non posso nemmeno andare in giro con un mezzo <ride> anfibio. Quindi Giusto. non avendo nemmeno a disposizione un anfibio, io devo avvalermi necessariamente, non per scelta, di un, di un mezzo di trasporto che in questo caso è un traghetto. Questo diciamo, certo. il, eh, mi <ride> annuiva continuamente, <ride> eh, però di fatto rimanevo lì. A questo punto ho dovuto quindi avvalermi di un legale. Dopo che, comunque, quella notte era la seconda che io dormivo in macchina perché durante, durante il viaggio da Genova. Eh, sinceramente, le ore sono tante. Quindi, fondamentalmente, mi sono trovato a, a stancarmi a un certo punto. Disagio: e... hai avuto un grande disagio, dai. Eh. Perché di fatto non potevo fare altro che fermarmi in un'area di servizio, comunque in un piazzale, perché non eh. potevo nemmeno andare in un albergo. Quindi di fatto ero letteralmente in mezzo ad una strada. E poi scusa Fabio, l'albergo era la stessa cosa perché loro vogliono pure questo strumento, ahimè. Quindi è, è, è un punto e a capo, no? Sì, sì, di fatto io ero fuori. Quindi la notte prima di arrivare a villa ho dormito in macchina. La notte in cui, eh, subito dopo diciamo, il respingimento che ho avuto ai certo. eh, traghetti eh, per andare in Sicilia, ho dovuto ridormire di nuovo in macchina, per fortuna si è attivata diciamo, la macchina dell'umanità e ho ricevuto eh, ospitalità da parte di una famiglia di, di Villa San Giovanni. Questo diciamo, dimostra che io sono stato accolto dal popolo e lasciato in mezzo ad una strada dallo Stato. Che è una... <ride> un po' paradossale. La eh, dice lunga. Sì, eh, niente, quindi mh, ho, ho contattato un, un legale che già conoscevo per altre, per altre cose, per carità io non ho mai fatto nessun tipo di... Eh, non ho, ho la fedina penale pulita. Diciamo. Vabbè, ma è visibile. Grazie. Eh, eh, è stato presentato un ricorso di urgenza, eh. Eh, la signora si è appoggiata ad un altro legale che era qui su Messina, quindi veniva più semplice traghettare. Eh, è stato depositato questo ricorso di urgenza con tutte le varie motivazioni. Tra le altre la, la necessità di dover prendere un mezzo era eh, diciamo, impossibile da, da eliminare, quindi dovevo eh. salire. Il giudice, devo dire, che si è espresso molto velocemente. È vero. In quei giorni, io comunque sono scomparso per circa un giorno e mezzo. Io ho cambiato casa, mi sono andato da un'altra parte. Sono stato ospitato certo. da un'altra persona. Nemmeno a casa sapevano dove io fossi perché volevo evitare di essere, diciamo, vicino a, anche a, agli imbarcadero che c'erano lì per evitare che qualcuno potesse anche strumentalizzare la vicenda. Certo, eh, quindi dopo uh, che è stato eh, accolto il ricorso da parte del giudice, sono stato informato dall'avvocato che potevo eh, recarmi diciamo, presso eh, la biglietteria e, e lasciare l'isola. E l'isola. Sì, sì. Tra l'altro c'era proprio scritto che è imbarco immediato, senza... Quindi, eh, provvedimento d'urgenza. Eh, eh, disapplicazione dall'esibizione diciamo, del, del, di, di un qualunque green pass, solamente diciamo, un test negativo. Beh, eh, eh, complimenti devo, anche se, eh, non è eh, per me, tra virgolette, a metà, perché di fatto io, beh, se voglio andare beh. dalla base dedicata alla Puglia, oppure voglio girare per tutta l'Italia, non ho bisogno di un tampone negativo. Certo. Quindi anche qui, ok, che, che sono passato, però di fatto non dovrebbe esserci nemmeno il tampone perché di fatto sono diverso da tutto il resto di, uh, degli italiani che sono nelle mie condizioni. E ad ogni ah. modo, quindi lascio questa ulteriore dimora sì. alla, volta, alla volta di Villa. Arrivato a Villa, aspettavo l'avvocato che mi portasse la sentenza uh, fisica, Proprio perché per il momento l'avevo solo su un cellulare. E nel frattempo, mentre ci cercavamo, perché abbiamo avuto diciamo, un misunderstanding sul luogo dell'appuntamento, sì, sono stato sì. fermato da una volante della polizia. E quindi eravamo alla quarta o alla quinta volta. Già che io venivo fermato in due giorni. Mamma mia, vabbè. quindi va vabbè, bene, controlli. Eh. Eh, sì, controlli patente, libretto, <ride> eh, l'assicurazione. Va bene, okay. E fermo lì e io ero in macchina aspettavo che loro scendessero a dirmi ok può andare di fatto sono rimasto lì ancora del tempo al che sono sceso ho bussato al vetro ho detto scusate ma quando mi fate andare aspettiamo un superiore <ride> Dato, ma per cosa no perché dobbiamo sapere se lei ha la, la sentenza per lasciare villa perché ho detto ma a voi cosa potrebbe interessare di questo perché di fatto non riguarda voi questa questione, certo. era una, una cosa con me e il vettore che non mi aveva fatto salire sul... Un problema mio, insomma, personale. Ecco. Era, diciamo, Non avevano titolo fondamentalmente per chiedermi una cosa del genere, poteva essere una loro curiosità, però ho, ho pensato di dirgli che mi stavano facendo perdere del tempo per andare a trovare mio figlio. perché Magari io... detto con garbo, te l'hanno chiesto con garbo, presumo. Sì, sì, di fatto c'era tutto con gamba. Attenzione, però mi hanno fatto perdere comunque mezz'oro perché <ride> ho tante quante navi e io potevo già essere per strada e riabbracciare al più presso il mio figlio, che era la cosa che mi interessava maggiormente in quel momento. Quindi si presenta questo ispettore e credo che fossero alla fine cinque persone. Perché erano due sulla volante e tre, credo, sulla macchina civetta. Ora non vorrei sbagliare quattro o cinque, insomma, si è identificato facendo un, un veloce gesto col distintivo. Non... Non ho visto nulla, sinceramente. <ride> Va no, ci sta, non dai. ho dovuto credere, dai. Eh, in quel frattempo è arrivato pure l'avvocato con la sentenza in mano. Eh, mh, ho chiesto quindi eh, di darmi questa sentenza e eh, eh. questo istruttore fa: La posso vedere? ho detto Sì, dico: Ma Perché? No, così, curiosità. Ho detto, ma la tua curiosità comunque mi prende del tempo. Va bene, andiamo avanti. Eh, avvocato, io la posso fare vedere? Sì, la faccio vedere. Dice, anche lei, diciamo, un po' stupida, dice, ma perché vuole vedere la sentenza? Eh. Si sì, sfoglia queste pagine? Può andare. Grazie. Eh, lo, sape lo sapevo già, esatto. Comunque, eh, a posto. Mi seguono fino all'imbarcadero. Ah, e entro in biglietteria. Forse ti scortano. Sì, sì, ti scorta. Arrivo in biglietteria, chiedo un biglietto per traversare e, e mi chiedono un green pass. Dico io: green pass non ne ho. Qua c'è la sentenza. Eh, la metto nel, nella fessura diciamo, dalla quale si passano tutti gli altri documenti. Nel frattempo c'erano dei carabinieri che erano lì sul piazzale che sono quelli addetti a controllare il green pass. a Tutti quelli che passano, sembra un gioco di parole. E, <ride> veramente esatto. e niente, prendono questa pronuncia del giudice, se così si chiama, perché forse non è nemmeno una sentenza, non saprei nemmeno dirlo. Vabbè, un provvedimento: un esatto. provvedimento esatto. E, si chiudono dentro gli uffici del vettore e non escono prima di due ore e mezza da là dentro. Grazie. Quindi io sono rimasto lì in biglietteria per circa due ore e mezza ad aspettare loro che. Non so cosa stessero facendo. Oltre tutto quel tempo già speso, notti. L'avvocato è andato un po' in escandescenza, eh. l'ho preso comunque di, di allontanarsi perché non volevo eh, che mh, ci fosse qualche affio affinché potessero trovare il modo per trattenermi per altre cose. Anche perché io normalmente riesco a tenere abbastanza la calma, non, si non vede. mi lascio andare. Si vede. Okay. Okay. <ride> Eh, quindi a quel punto eh, ho detto attraverso la fessura, ma voi vi rendete conto di quello che state rischiando? Perché un attimo prima l'avvocato ha detto: Noi ci stiamo andando in procura a denunciarvi per il sequestro di persone. Tra l'altro, state disattendendo l'ordine di un giudice. Quindi le, le accuse sono molto, molto pesanti. Pesanti, vero. Eh, Dopodiché, finalmente, dopo qualche minuto da questa mia ulteriore preghiera. E vengono fuori da, dall'ufficio, eh, si presentano davanti a me, mi ridanno la, la mia pronuncia, quello che è il provvedimento. Sì. e Mi dicono: Ok, sì, con questo può andare. Ho detto, sì, io lo <ride> sapevo questo, ma perché? <ride> no, perché dovevamo, dovevamo essere sicuri che. Ho detto, ma vi rendete conto che è pura follia quello che state facendo? Cioè, non capisco, diciamo, il nesso tra eh, il mio biglietto e la vostra curiosità della, di questa. Di questo provvedimento del giudice, sappiate che comunque mi avete fatto perdere un sacco di tempo e ancora io dovrò perdere dell'ulteriore tempo perché poi i traghetti si susseguivano, andate e ritorno e io li andavo perdendo. Quindi, quando loro mi hanno liberato, ho dovuto attendere altri tre quarti d'ora mm. affinché tornasse l'altro traghetto. Quindi, eh. io alle 4 ero pronto per eh, partire, anche eh. perché io ho il foglio pure del tampone, quindi posso tranquillamente dimostrare che ero l'ho fatto. Eh, in realtà loro mi hanno trattenuto fino alle 8 meno un quarto, praticamente. Io sono arrivato in tarda serata a casa. Ecco. Fabio, senza Fabio. parole, senza, per carità, senza colpevolizzare nessuno, perché magari quelli ufficiali attendevano altre disposizioni, altre, però effettivamente a fronte di un documento inequivocabile, effettivamente ti hanno penalizzato. Adesso ripeto: stiamo solamente raccontando la tua storia. Sicuramente penosa e io, questo ne sono eh, convintissimo. Mi spiace di questo e eh, devo dire onestamente. però prima o poi, come ho sempre pensato, un problema simile sarebbe accaduto anche per qualcuno che deve andare in Sardegna. Ho pensato anche esatto e le eolie che ne so, <ride> e, Ma, quindi, eh, dimmi. Di fatto, io spero che non servirà mai, però potrebbe essere auspicabile. Una... Non so, la, il fare per dire un, un comitato eh, certo. per la libera circolazione degli isolani, quindi dove raccogliere tutti i presidenti delle regioni che hanno almeno un'isola nel loro territorio e cercare di difendere questo diritto che si ha, eh, essendo isolani, di potersi muovere liberamente, cioè non si può rimanere prigionieri oppure all'esterno della, della propria terra. Assolutamente, terza. devo farti un sincero certo. applauso. Ma devo dire proprio disinteressato, devo dire che sei stato veramente un signore, non ti sei inalberato, non ti sei arrabbiato, come poteva naturalmente accadere. Effettivamente ti impedivano il congiungimento alla tua famiglia, senza motivo. Ora, al di là di ogni situazione, è stato un provvedimento, forse il primo dei quali, che finalmente comincia a dire basta con queste vessazioni. E ripeto, non per politica o non per altro. Effettivamente que queste restrizioni a volte hanno del disumano, come in questo caso. Quindi errori di chiaramente di legiferare, legiferare le errori di qualsiasi natura, indubbiamente ci sei incappato, come chissà quanti altri magari non hanno avuto modo e eh, l'ingegno di cominciare a puntare i piedi. Eh, non ti vedo adesso, c'è qualche piccolo eh, disallineamento, Fabio, mi senti? È caduta la linea, è caduta la linea. Forse, è, è forse, un altro provvedimento è uscito fuori, probabilmente non, lo so. non, si, <ride> eh, non si può parlare, non si può parlare di, di, cose, di fatti realmente accaduti. Sembra quasi un gioco: uno scherzo. Ma comunque io eh, sono contento. Ti voglio chiedere questo e poi non ti voglio intrattenere. Ti chiedo molto gentilmente. Tu personalmente, come hai vissuto l'argomento? Anche se sei stato molto dettagliato, manzoniano nel, raccolto, nel racconto, quindi io ti prego di raccontarci questi aspetti prettamente umani, prettamente di, di sentimento personale, come, come l'hai vissuta? E allora, l'Italia allora, è un posto che viene amato da tutto il mondo, forse vero. a volte. È questo che crea un po' di invidia e gelosie da parte di tutto il resto del mondo, e tutti vogliono venire in Italia perché è un posto meraviglioso. Sì. Quindi diciamo che sono rimasto un po' deluso dal fatto che non mi abbiano favorito il rientro a casa. Questo per me è stato veramente molto molto pesante. Eh, C'è gente che mi ha accusato di non essere, eh, diciamo, di essere stato ignorante rispetto alla legge, cioè della serie tu non lo sapevi che sarebbero cambiate le cose e io quello che risponderei è ma ad oggi o meglio a ieri il periodo per il quale si pensava di poter programmare qualcosa era un mutuo a 30 anni quindi in Bravo. 30 anni tante cose possono succedere io oggi non posso fare a 48 ore nessun sì. tipo di, eh, non so, di prevedere di fare qualche cosa perché ci può essere la schizofrenia politica che ti va a Bravo. modificare continuamente il modo di vivere quindi diciamo che mi ha Bello. deluso molto l'Italia da questo punto di vista, c'è gente che rischia la morte per venire in Italia, stranamente non vanno negli altri paesi, chissà perché, perché noi siamo comunque bravissima gente. Purtroppo devo dire che ultimamente l'Italia è, è violentata eh, questo, e io da italiano mi, mi sento male per questo, mi sento molto possiamo, possiamo pluralizzare, ci sentiamo male, effettivamente al di là poi delle tue scelte, non avendo il Green Pass e eh, non sei il solo sono tantissime persone non è giusto eh, discriminare non è giusto penalizzare non è giusto essere così coercitivi ma al di fuori delle regole dell'umanità non voglio parlare di altre regole quindi sono regole imprescindibili da rispettare però tu sei stato un caso nazionale eh, ti ho letto ti ho visto in tante riviste in tanti, tante interviste proprio anche eh, televisive ma eh, eh, sei stato bravo sei una persona riservata, forse l'hai fatto un po' controvoglia, ma sappi che questo tuo, questo tuo gesto serve per tanti e da stimolo. Eh? Mi, che anni, ti... mi alzi la palla e io schiaccio: nel senso che <ride> eh, <ride> di fatto eh, quello che è successo dopo il mio caso è stato che chi di dovere si è preso delle responsabilità, per esempio, prendiamo il presidente della Regione Sicilia di emanare una circolare, un'ordinanza, non so cosa sia, affinché i siciliani potessero uscire dalla Sicilia e poi mh, si è diciamo, accodato il, il presidente della Calabria e facendo viceversa, nel senso, se cioè, esce la Sicilia e ci puoi anche rientrare, certo. senza basta solamente col tampone. Francamente era, venu era venuto lì a Villa pure il sindaco di Messina, eh, dice: Io ti pago l'imbarcazione per tornare indietro. Io ho ringraziato per la generosità, ma ho detto che il modo in cui sarei dovuto passare era per il traghetto perché era giusto che fosse in quel modo. Io sarei potuto passare 50 volte dallo stretto, io non, non avevo tra virgolette bisogno che qualcuno mi sappia a pagare una barca. Cioè, tanti amici mi saranno proposti anche perché io. un è uno, una storia da lavoro di skipper quindi fino a poco po' compreso Guido Red l'ho fatto per dieci anni per lavoro quindi è il paradosso eh? la esatto. barca ti ha impedito di <ride> tornare torna a casa quindi questo, cioè, se avessero voluto fare loro qualcosa l'avrebbero potuto fare già solo eh, andando in biglietteria e eh, non esibendo il Green un'altra volta si è interrotto mannà. Vabbè, pazienza, dai, abbiamo pazienza. Tu sei un uomo che hai dimostrato <ride> tanta pazienza, ma realmente poi a fronte degli affetti più cari, perché guarda, si tocca la famiglia, è facile perdere il controllo. Eh? Quindi mi impedisci di eh, raggiungere ecco, i familiari, io perdo il controllo. Eh? Tu sei stato bravo. Ecco, sì, devo dire che non nego che mi hanno messo veramente a dura prova. Cioè, spesso sono arrivato veramente al, al massimo di quello che era la, il mio pragmatismo e pazienza. Ecco. E comunque tornando al fatto di prima, cioè se certo. un politico o, o chi è in vista, insomma, io dico sono un, un semplice cittadino, mm -hmm. e avesse voluto creare un precedente, l'avrebbe potuto fare anche apposta. Nel senso si presentava all'imbarco. Non esibiva il Green Pass, non gli davano il biglietto, andava dal giudice, faceva il ricorso e creava il precedente. Quindi okay. perché aspettare uh, che si crei il problema? Perché quello che ho pensato io è che è, io ero l'unico caso in quel, in quel momento. Sì. Ma insomma, la gente è rientrata velocemente, ha cambiato uh, i programmi, aveva qualche vacanza già cominciata e dovuta rientrare prima, la paura, il, cioè è, è veramente una cosa da, da pazzi. Io sinceramente non ci posso pensare. Eh, Fabio, tu troppo... sei, stato, sei stato un apripista, scusa se ti interrompo, sei stato un apripista indubbiamente per un momento importante. Bisogna cominciare più a rispettare le persone, proprio l'elemento umano. Adesso lasciamo perdere le regole che sono sempre oggetti, cose scritte che non sempre hanno la giusta allocazione. Quindi al di là della, che possa essere una polemica su tutte queste cose, che è, è impossibile non farla, ma comunque... E bisogna cominciare a rispettare l'elemento umano. Adesso basta con queste prepotenze. Io le chiamo prepotenze. Queste sono la, la tacita dimostrazione, la valida. E, e, e io sono ammirato, sono, sono ammiratore e, e ammirato per quello che hai fatto. Sono contento e, e ti do un pubblico applauso che veramente il tuo è stato un comportamento davvero signore. Quindi sei stato eh, cordiale con tutti, anche con chi non lo era con te o perlomeno era poco attento ed era troppo impositivo questa è una bella lezione di vita, poi hai anche una grande dignità, non hai neanche voluto approfittare, non hai fatto strumentalizzazione non hai approfittato di niente e quindi permettimi di dire, sei una mosca bianca <ride> sono un po' grigia dico però, <ride> un po' grigia mosca grigia e quindi io sono felice di averti conosciuto. Sicuramente lo saranno tutti i nostri amici di MACO TV e quelli che non sono di MACO TV che vengono a conoscerti personalmente su questi schermi. Io avrei piacere di ascoltarti più là, di avere eh, legato un'amicizia, una conoscenza eh, per me molto, molto importante e, e di valore. Ecco perché sono felice di averti eh, invitato e che tu abbia accettato questo mio invito. E infatti credimi. Da parte mia non c'è speculazione. Io sono una TV solamente così, chiamiamola culturale, non ne ho fatto neanche uno scoop commerciale. Quindi è, è una notizia che serve per la gente. È, è utile sapere come gli altri si comportano e tu sei un valido esempio. Sono veramente contento. Vuoi lanciare un messaggio tuo personale di speranza? Stavo, stavo per dire proprio questo. Diciamo che. Io non sto tanto nella speranza perché le cose vanno ricercate. Se si sta ad aspettare che arrivino senza fare delle azioni è un po' eh, difficile. Cioè, quello che vorrei comunicare è che credo nelle manifestazioni, ma forse credo di più nelle azioni, tra virgolette, singole, fatte nel modo migliore affinché si creino dei precedenti che possano aiutare. Ad uscire da questo momento poco felice della, del, del nostro, della nostra vita. Quindi, eh, tra l'altro, stando solo, ho evitato proprio di avere gente accanto che potesse essere gente che io magari non conoscevo e poteva approfittarsi per strumentalizzare la cosa oppure mettere in bocca le parole che io magari non, avrei, non avevo mai detto. Facilissimo, facilissimo. Questo, esatto. Questo diciamo, è stata un'ottima un strategia, mi sono assolutamente isolato per evitare. Quindi ognuno di noi può fare tantissimo, non è vero che si deve aspettare chissà chi per fare qualcosa. Vero. Quindi bisogna avere più fiducia in se stessi e nella propria capacità. Attenzione, io ci ho messo i soldi perché mi è costato fare questo. Certo. E io ho perso un biglietto aereo che era il giorno 10, ho fatto un viaggio in macchina che potevo tranquillamente evitarmi, certo. eh, ho pagato gli avvocati, ho pagato due biglietti di, di andare e ritorno lì da, da Messina, quello che è. Eh, però una cosa importante la devo dire, i, i vettori eh, si sono dimostrati veramente eccezionali. Eh, una cosa singolare la, mi va di dirla perché è giusto che si sappia. Io aspettavo uno di quei giorni l'avvocato che venisse a farmi firmare la procura, veniva da Messina, quindi sì, sì. ero lì ad aspettarlo all'imbarcadero di Caronte. Certo. Eh, si è avvicinato un signore da me, con, sai, con queste giacche arancioni, sarà stato un ormeggiatore, un lavoratore lì della, di Caronte, non lo un so. Posto. La cosa che mi ha detto: vieni in ufficio, che ti dobbiamo parlare. Io, sinceramente, sono sempre, credo sempre nella gente, Dico, non, certo. non ho preconcetti, non sono prevenuto, quindi lo stavo per seguire. Una persona che mi è stata molto vicino tutto il tempo in, que, in quei giorni, ho detto Fabio non ci andare perché ci vai, che ne sai che cosa ti devono dire, che devono fare, magari pensavano che tu stessi imbarcando senza farti vedere e in effetti ho detto vabbè oh ok, sei più lucida di me forse e non ci sono andato. E nel frattempo è arrivato l'avvocato, il tizio si è avvicinato, ah ti vogliono parlare, ho detto guarda se mi vogliono parlare o mi telefono oppure mi passo un telefono e io ci parlo. Certo. E, Finalmente mi arriva questo telefono, lo metto in, in via voce perché ero lì, comunque l'avvocato volevo che sentisse cose che mi avevano da dire, e mi ha contattato un, un signore della Caronte, e mi ha detto, sono, no, francamente non ricordo nemmeno il cognome, l'ho registrato comunque, non è fra quelli che conosco, perché comunque Caronte è un mio cliente, io lavoro con, con Caronte e con Blue Ferris, cioè sono due miei clienti, per me sono il pane a tutti gli effetti, quindi diciamo certo. che ho anche molto rischiato, che la prendessero diversamente invece eh. loro per telefono mi hanno detto guardi a nome della società ha il nostro completo appoggio per tutto quello che è legalmente possibile vuole posteggiare la macchina vuole caricare un telefono vuole usare un bagno una cosa mi viene quasi da piangere scusate eh. ti credo e dici delle parole stupende sono anch'io emozionato eh. quanto te grande Perché sei però, più umanità da loro che anche da, da alcuni parenti che non, non siano nemmeno degnati di farmi una telefonata lo so Fabio guarda sei, sei ancora più speciale di quanto io pensassi ma non ti voglio come si dice incenzare così gratuitamente e la mia poi e te ci conosciamo adesso ci vediamo visivamente neanche ti conosco quindi mi viene spontaneo dirtelo. e sono ancora più contento di averti conosciuto però hai anche una grande sensibilità hanno cercato di ledere la tua sensibilità però vedi quanta gente veramente finalmente è si può definire umana finalmente perché da un momento da un po di anni a questa parte si è persa questo quest orientamento e questa bella eh, sensibilità e quindi a te hanno fatto 100 perché il tuo cuore te l'hanno spezzato <ride> te mi, hanno hanno, hanno mi hanno veramente eh. messo a dura prova eh. Eh. È puramente follia quello che è successo. Quindi, ripeto, ringrazio tantissimo, soprattutto chi non mi conosceva, e eh, ho trovato un'umanità pazzesca, pazzesca. C'è gente ancora che ha ancora dietro, dietro lo sterno, eh, anche se stanno cercando di metterci continuamente gli uni contro gli altri, ma ancora c'è uno zoccolo duro che tiene. Speriamo che avremo ragione. Credo proprio di sì, una lezione di vita la tua, credimi eh? per tutti, per me, per tanti altri che ti stanno ti ascolteranno, ti stanno, sentiranno a brevissimo e sono veramente felice. Io veramente ti faccio un augurio con la A maiuscola anche da siciliano, perché io pure sono siciliano. E, e quindi mi unisco ancora più facilmente alla tua storia e a questa incredibile eh, pazzia che è accaduta sulle tue spalle però bisogna vedere un po più ottimisticamente il futuro speriamo che si possa farlo e hai detto bene l'unione sarà una frase fatta fa la forza e c'è una grande unione attualmente volontaria di tanti soggetti che magari non sono abituati nemmeno ad andare in piazza a fare eh, confusione perché vogliono unirsi giustamente per non accettare queste prepotenze di cui sei incappato tu va bene no. Bo, chiamiamole sviste ma non sono sviste è sì. un facile schiacciare la brava gente ecco questa è la sì, anche perché spesso si, dice, spesso si dice che la legge non è le ignoranza, ma è pur vero che ci può essere chi è che ha legiferato che è ignorante quindi la cosa va vale da tutti i lati. Cioè in questo caso, chi è che ha legiferato sicuramente è ignorante, infatti è stata cambiata la legge, quindi a chi mi dice che eh, la legge non mette ignoranza, ok, ma da che lato sta l'ignoranza? Perché può stare anche dalla parte che non ti aspetti. Sì, è anche interpretabile diversamente, porassi pure chi l'abbia legiferata, è inutile dire, chi eh, sia una cosa voluta, volontaria, perché fino adesso no, non vedo azioni a fin di bene. Io parlo del fatto che non sempre si ha una buona fede, perché può capitare nella buona fede nell'errare, io non la vedo un errore, io la vedo una cosa molto antipatica, della quale non ci, ci si è riusciti a, a disbrigarsi, e quindi è successo quel che è successo. Vabbè, comunque eh... è non scendo. Diciamo, è... A, a questa tra virgolette, quello che potrebbe identificarsi come polemica, perché potrebbero essere delle illazioni. Sì. Io sono abituato a parlare di quello che so e di quello che è dimostrabile, certo. In questo momento certo. posso capire il sfogo da parte di chiunque, però non posso dire assolutamente è stato fatto apposta perché non ho le certo. prove. Le mie sono state un po' malignità, ma sono dettate dal continuo plagio e dal continuo sistema che va schiacciando le brave persone. Che non sono meritevoli di un comportamento ingiustificato e disumano. Ecco, io sono attento soprattutto all'aspetto umano che si è completamente perso da parte di chi ci guarda da sopra e ci governa. Bene, Fabio, io sono ulteriormente sarò noioso, ma mi va di, di esprimerlo a, a più voce alta, sono contentissimo di averti eh, avuto ospite qui. Uh, se tu me lo consentirai un giorno ci sentiremo, ma solo per sentirci per sapere se le cose ti procedono come meritevolmente meriti. Quindi, se sei d'accordo, Mago TV ti abbraccia con, con grande affetto e, scusate e credi. Eh. Scusatevi se mi sono lasciato andare, però dico provo delle emozioni. Ma che scusatemi, assolutamente non c'è necessità di scusarsi. Auguro a te, ma alla tua famiglia, veramente ogni bene, salute, quello che si può, e poi anche tra siciliani è più facile dirlo, <ride> che si possa avere il meglio possibile. Bene, tanti auguri no. e se tu mi consentirai più là ti darò una telefonata così di, 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 di piacere, di, 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 di scambio di idee e speriamo che, che insomma non, non succedano altri episodi. Grazie a nome di quelli che non hanno potuto fare nulla. Eh. Grazie ancora Fabio. Grazie a voi, grazie per il vostro tempo. Grazie a te caro, auguri. Ciao. Ciao.